Bentornato nel mio canale YouTube. Ti auguro una giornata favolosa. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per chiarimenti. Oggi è giovedì 15 luglio 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Cancro. Affari in pole position, ma c'è anche il resto. Punto con la Luna e Urano in sestile, buoni amici anche tra loro e per di più Plutone opposto ma non ostile. Gli affari occupano il primo posto nei vostri pensieri, anche se oggi far quadrare tutti gli appuntamenti, tra ritardi e cambi imprevisti, reclama da parte vostra tecniche da prestigiatore. Da soli potreste farcela, sfatando l'etichetta di pigra attribuita al vostro segno, ma se a infilarvi il bastone tra le ruote ci si mettono anche partner e famiglia, la situazione diventa quasi ingestibile. Problemi relazionali con l'amato bene e con la sua scombinata tribù. Tutto sommato state meglio senza una dolce metà da camomillare, l'affetto del vostro cagnolone basta e avanza. Obbligo di riflessione sugli eventi passati che dovrebbe generare prudenza e buon senso. Molti consigli che arrivano da più parti, ma anche nella scelta di quello giusto bisognerà essere prudenti e attenti. Potrebbero esserci noie legali o giudiziarie legate al vostro passato. I single hanno bisogno di un periodo di profonda riflessione sul loro passato e scorgere negli errori commessi le ragioni dei loro insuccessi. Voglia di fare cose insolite, nuove. Ottimi i contatti con stranieri. Alcuni potrebbero ricevere proposte di matrimonio, unioni. Ottimo se passerai un po' del tuo tempo insieme con altri. Se desiderate un amore travolgente da favola, abituatevi a considerare gli altri in modo diverso e soprattutto abituatevi all'idea di vederli sotto un'altra luce. Giornata in cui sono possibili grandi incontri sia per il lavoro sia che per l'amore, solo quelli nati di venerdì tra le 9 e le 18 potrebbero avere delle difficoltà. Forti emozioni assicurate da Marte e Giove che insieme potrebbero farvi capire quanto importante sia ripulire al più presto il vostro cuore dalle macerie del passato. Prima lo farete meglio sarà. La mattinata si apre con qualche piccolo intoppo dovuto a guasti meccanici o di elettrodomestici. Farete tardi a qualche appuntamento e vi sentirete come con le ali tarpate. Serata in netta ripresa. La vostra giornata sia organizzata in modo che eventuali persone che saranno tentate di tirarvi per la giacca e darvi fretta non facciano più danni di quanto ne farebbero se non vi organizzate. Non potete sempre acconsentire alle richieste del partner. Fategli capire che avete anche voi una testa. Messaggi o telefonate in arrivo, per alcuni sarà un punto di inizio e Giove determinerà il successo pieno. Per altri si tratterà invece della conferma di un periodo poco felice. Non date confidenza ai falsi amici. Chi non riesce a dare il buon esempio, non sarà neanche in grado di dispensare consigli positivi. Dando il meglio di voi, farete felici anche chi ha sempre creduto in voi. Situazione dolcissima in amore. Soprattutto se questa per voi è la prima esperienza lavorativa o una nuova esperienza, il sapere di essere all'altezza vi rende più sciolti e più padroni di voi stessi. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. È una giornata vivace dove non vi annoierete di certo. Mercurio occupa il vostro segno, trovandosi completamente e beatamente a suo agio. Una profonda sensibilità vi accompagna e vi sostiene nella gestione delle situazioni familiari. In casa infatti potreste avere bisogno di tutta la vostra grande capacità di comprensione e della vostra diplomazia per riuscire a risolvere qualche intoppo che riguarda il rapporto genitori-figli. Discreta la vostra forma fisica, si appoggia a uno stato psicologico, in questo nuovo giorno di luglio, ottimale. Una giornata molto positiva, tutto procede per il meglio, per cui cercate di non farvi travolgere dalla fretta o dall'ansia. I nuovi incontri sono davvero favorevoli. Nuove storie appena nate possono trasformarsi in qualcosa di molto positivo e concreto. Sul lavoro va risolto un problema economico. Cari cancretti, le storie che sono nate a giugno stanno andando alla grande, così come i nuovi incontri per i single del segno. Sul lavoro, entro fine mese bisogna risolvere un problema economico. Ostentare felicità, quando felici non si è affatto,
Non è una buona idea, se avete a fianco persone che vi capiscono al volo e che non si lascerebbero mai ingannare dalla superficie. Anche se non vi andrà molto di parlare, alla fine sarà sempre la soluzione migliore, non soltanto per mettere a tacere ed accontentare chi avete di fronte, ma semplicemente perché vi farà bene. Complici la Luna e Urano in sestile e Nettuno in trigono, oggi non avete da battagliare con nessuno, solo amici e colleghi collaborativi che vi sostengono e un ambiente simpatico dove comunicare e rigenerarvi. Bandite gli antipatici, i supponenti e gli invidiosi, tutti al di fuori della cinta muraria del vostro regno felice. Amore ed Eros, che siate liberi o già occupati, se un amico vi fa gli occhi dolci, mostrando chiaramente il proprio interessamento, vi fa piacere, almeno come testimonial del vostro fascino. Tranquillizzate il partner se c'è, lui o lei rimarrà appunto soltanto un amico. Avete un compagno di viaggio che non sarà dei più piacevoli. Anzi, il suo nome? Rimorso. Perché? Questo lo sapete bene, ma non è un buon motivo per non provare a reagire. Urge uno scossone. Vivete un momento magico con la persona che vi sta accanto. Mercurio nel vostro segno con Venere nel buon vicino Leone, scrivono a chiare lettere il racconto di emozioni profonde, condivise pienamente con la persona amata, vissute con tutta la vostra genuina naturalezza. E, se invece siete in cerca dell'anima gemella? È vero che voi di solito voltate sempre categoricamente pagina, ma potreste, sempre, e a titolo di curiosità, lasciarvi tentare dal corteggiamento di una vecchia fiamma, che è ritornata prepotentemente all'attacco. Avrete sorprese gradite. Piacevole serata condividendo musica e gustosi piattini, ideale per rilassarsi amabilmente. Lavoro e denaro, mix equilibrato di riflessione e azione, e cola la formula vincente per questa giornata di lavoro routinario, nulla di nuovo particolarmente impegnativo sulla vostra scrivania. Spesa ecosostenibile di prodotti locali a chilometro zero, ottima la frutta e la verdura cresciuta alle nostre latitudini, e che differenza con gli ortaggi refrigerati nei magazzini dei supermercati. Oggi vi riesce tutto facile, avete mani magiche e una testa aperta a ogni soluzione. Un'idea che vi arriva direttamente dal cielo illumina la vostra giornata lavorativa mettendo le basi per il futuro. Riuscite in ufficio, con uno dei classici vostri escamotage, a non farvi incastrare in un impegno gravoso che vi volevano per forza assegnare. Giove positivo se siete nati in giugno vi dona la capacità di sgusciare dalle seccature. Benessere, le giunture scricchiolano e la schiena, chinandovi per sollevare sacchetti pesanti, vi segnala il suo malcontento. Qui urge più moto. Piano anche coi prodotti dolciari, che piacciono, consolano, ma deprimono la bilancia. Almeno rassegnatevi ad andare al lavoro a piedi o in bici, darete il vostro contributo alla battaglia contro il surriscaldamento planetario. La comunicazione con i tuoi colleghi e le altre relazioni quotidiane saranno impegnative oggi. Potresti sentire di essere perfettamente chiaro e tollerante, ma alcune persone semplicemente non sembrano sentirti. Per lei, una gran voglia di tornare a casa e infilare le gambe sotto al tavolo, ma non avete fatto i conti con la coda in tangenziale, bloccati da un ingorgo arriverete in tempo soltanto per il caffè. Per lui, ricordi confusi sui quali non vale la pena di perdere tempo, se non ci sono lezioni importanti da metabolizzare guardare indietro non giova, piuttosto puntate lo sguardo al futuro. Colore delle emozioni, tabacco. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.